Professoressa, congiunti sono infiniti perché insomma prima parlavamo con le sue professoresse del liceo e insomma e quindi questa brillantezza e capacità non solo espositiva ma di ragionamento ci impressiona sempre costantemente. Allora, il punto, siccome io ho pensato questi tre incontri la scorsa volta, ho fatto una carrellata sulla questione del sacro nella cultura contemporanea, soprattutto nella cultura, ci siamo limitati perché bisogna cercare di comprendere all'interno di alcuni movimenti artistici se di fatto noi potevamo parlare per l'arte contemporanea di un'arte laica. E ci siamo resi conto che di fatto sono tutte espressioni religiose, non solo, ma con dei radicamenti extra, diciamo così, cristiani, voluti, fortissimi. Alcuni artisti, anche dei più grandi, più famosi, abbiamo visto architetti, pittori, scultori, insomma, famosissimi, dalle Corbusier a Mies van der Rohe, insomma, Itten, insomma, questi avevano, praticavano profondamente non solo una religione, ma hanno fatto in modo che quella visione religiosa divenisse opera d'arte. Noi abbiamo nei nostri libri di storia dell'arte, come dire, un implicito, perché queste cose gli storici dell'arte le sanno, ma non le esplicitano troppo, questo è il grande problema, non le sottolineano troppo. Abbiamo alcuni autori che lo fanno in maniera molto interessante, ma non diventa manualistica, e questo è il punto. Allora, sembrerebbe che la modernità, cioè questa visione atea, abbia prodotto un prodotto culturale che è effettivamente ateo, cioè laico. Di fatto non è così, perché la modernità ha prodotto una postmodernità, e lì bisogna poi intendersi nelle epoche, che di fatto è tutta religiosa, non cristiana ma religiosa, che va a riscoprire religioni precristiane, o che va a scoprire religioni non cristiane contemporanee, e quindi fa una sorta di continuo revival. Quindi non solo l'epoca del revival è l'Ottocento, ma è pienamente e compiutamente il Novecento. Il Novecento sembra creativo, sembra innovativo, ma in realtà non lo è, perché paradossalmente prende segni, semi, figure, elementi che vengono da molto lontano, e qualche volta da molto 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 lontano. L'altra volta vedevamo Le Corbusier, che si rifà a principi religiosi, formali e artistici del Neolitico, attualizzandoli, non so, nella Chapelle de Rochamps, per esempio. Allora, se uno capisce questo, capisce perché ho voluto inserire questo discorso sull'ateismo ateo. Perché? Perché ci spiega un'altra parte che io non ho potuto includere nel discorso, perché altrimenti stavamo qui non un'ora e mezza, ma stavamo qui un mese e mezzo, perché c'è un problema di fondo molto importante. Noi dobbiamo comprendere la nostra epoca culturale. Allora, per esempio, se io mi metto a vedere la questione da un punto di vista, perché si possono dare tantissime definizioni, sia nel senso, come dire, storico, filosofico, culturale, teologico, matematico e così via, di modernità, postmodernità, ma noi possiamo darci anche una definizione in senso politico, non politico-partitico, ma di filosofia della politica. E allora noi scopriamo che, e per questo qualcuno dice che la modernità nasce molto, molto, molto prima di quanto noi pensiamo, perché di fatto lo scontro tra Stato e Chiesa in Occidente, in Europa, è uno scontro costante. Uno scontro costante. Noi abbiamo lo Stato nei primi tre secoli, lo Stato a Roma, no? Nella Romanità, che persegue il cristianesimo per tre secoli, per quasi quattro secoli, perché lo percepisce
non come tutte le altre religioni, perché non è ingabbiabile, non è inquadrabile, non è addomesticabile, non si possono prendere gli dèi del nemico come facevano i romani e portarli nel Pantheon. Non posso prendere la croce di Cristo e metterla vicino a tutte le altre, perché i cristiani questo non lo permettono. Quindi li devo perseguitare. Ad un certo punto i cristiani diventano talmente tanti che per ragioni di Stato arriva a un certo punto che bisogna in qualche modo, come dire, perlomeno creare una Pax, intesa proprio nel senso di Pax Romana. Ad un certo punto, con tutti gli sconvolgimenti che si hanno tra IV e VIII, IX secolo, noi abbiamo dal crollo, dalla decadenza, fino alla costituzione del Sacro Romano Impero. Ma questo dura poco, perché poi noi abbiamo di lì a poco la nascita dello Stato-Nazione. E lo Stato-Nazione implica due principi fondamentali, e cioè quello di determinare una lingua che va parlata all'interno di un'area geografica e una etnia alla quale si appartiene. Cosa sono i francesi? Cosa sono gli italiani? Cosa sono i fiorentini? Cosa sono i romani? Quindi nel momento in cui costituisco uno Stato, prima parlavamo, cos'è il Principato, no, a Modena o a Reggio Emilia, qual è l'identità? È semplicemente un dominio politico garantito dalle armi, oppure c'è una identità culturale? Nel momento in cui costruisco questa identità culturale, la fondo su qualche cosa che vuole essere prima e oltre la religione. E allora incomincio ad avere uno Stato che dice che ha un primato che deve necessariamente confrontarsi con la Chiesa, e quindi tutte le questioni delle lotte delle investiture: chi è che investe il vescovo dei Frascati, il principe dei Frascati o il Papa? Ora siamo nello Stato Pontificio, qui era la stessa cosa, ma insomma il problema è forte, perché a quel punto io ho un'entità politica culturale che mi si oppone allo Stato. Allora lo Stato pian piano incomincia a lavorare per arrivare a imporre se stesso e a costruire qualcos'altro. E allora poi noi lo vediamo in tutto il Novecento, abbiamo visto in tutte le forme possibili e immaginabili, dalla Rivoluzione Francese che taglia la testa al re, ma non è che ce l'ha col re, taglia la testa al re perché commette un reato. Come dire, non è che precedentemente i re avessero tutti conservato la testa sul collo, perché le teste ne sono volate via tantissime, ma erano dei re che tagliavano la testa agli altri re, non è il popolo che taglia la testa al re. Perché? Perché non è alla stessa altezza, perché il mandato divino che ha il re viene in questo caso negato, cioè è un fatto di ateismo, cioè nel momento in cui non è Dio ad averti messo lì sopra, è siamo noi che ti ci lasciamo. Siccome non ti ci lasciamo, ti tagliamo la testa e ti impediamo di continuare ad andare avanti. Quello che faranno i bolscevichi con i Romanov. Uccidono tutta la famiglia in modo tale che non ci possa essere una famiglia ulteriore. E così verrà fatto in Cina, così verrà fatto ovunque. Quindi noi vediamo che lo Stato nella modernità, che però ha una, come dire, radici lontanissime, si contrappone, poi insomma, del resto noi stiamo in Italia, qui Guelfi e Ghibellini litigano da 1000 anni e ancora litigano in continuazione, ecco, prima abbiamo dato un piccolo show iniziale tra Guelfi e Ghibellini, mio personale e un componente del pubblico, ma insomma in maniera tutta spontanea perché c'è ovviamente una visione, no, delle cose che è diversa. Ma il punto qual è? È che nel momento in cui lo Stato riesce a prendere possesso del potere, delle volte commette dei massacri allucinanti. E quindi noi vediamo tutto l'Ottocento, tutto il Risorgimento, distruzione di tutto ciò che è religioso, di tutto ciò che è cristiano, soppressione di ordini, acquisizioni di beni, interi conventi di suore, di frati che vengono dati fuoco con tutti i frati e le suore dentro. Perché questo? Perché deve primeggiare lo Stato rispetto a quello che non è considerato Stato, ad un antistato che è la Chiesa. Ma questo non finisce col fascismo, non finisce col comunismo, non finisce con i socialismi reali. Ce l'abbiamo anche nella democrazia.
Questa è una teoria che porta un filosofo, un certo Todorov, un filosofo ungherese, che scrive I nemici intimi della democrazia. E lui dice, all'origine di tutto, quindi trovo ancora più indietro, all'origine di tutto c'è Pelagio, quello che è stato sconfitto da Sant'Agostino. Sant'Agostino combatte il pelagianesimo, lo sconfigge, ma che cosa dice il pelagianesimo? Il pelagianesimo dice che la volontà dell'uomo permette all'uomo di liberarsi da sé, permette all'uomo di salvarsi da sé. Non è un'azione divina, non è Dio che salva gli uomini, ma è l'uomo che salva se stesso. Allora Todorov dice l'implicito della modernità che conia, inventa una forma di governo nuovo, perché non è la democrazia dei greci, che era di fatto un'oligarchia, ma è una visione più ampia, molto più aperta, capace di far governare tutti i cittadini che col voto possono determinare le scelte politiche, ma non solo, ma anche amministrative di un'intera nazione o comunque di una città. Bene, l'assunto fondamentale è che c'è una tecnologia a disposizione, che è l'unione tra scienza e tecnica, che permette all'uomo di fare da solo. L'uomo moderno, democratico, non ha bisogno di Dio. È questo l'assunto dei quattro cavalieri. Cioè, questa visione soft, di fatto, conduce a qualcosa di, come dire, ideologicamente assoluta come lo Stato. Noi non, come dire, non lo percepiamo, perché peraltro noi in Italia abbiamo anche una visione della democrazia grazie ai nostri padri costituenti e grazie alla straordinaria Costituzione che abbiamo, che purtroppo non so quanto durerà straordinaria, perché adesso vedremo, ma non lo so, questo vedremo che cosa succede. Ma noi abbiamo una visione, proprio perché l'Italia ha un carattere particolare, proprio quello che raccontavo prima, dello scontro millenario tra Guelfi e Ghibellini, in qualche modo nella Costituzione italiana questo c'è.